Voglio scoprire progressivamente gli ambienti, proprio perché vengono commessi due omicidi brutali. Per questo il nostro ritmo deve essere tutto l'opposto di quello che succede. Quando accadono cose zac zac e tu salti di palo in frasca come un grillo, la gente non sente che un omicidio non è semplice, che insomma richiede tempo. Un omicidio è una cosa troppo seria. È questa la ragione per cui voglio che la donna sappia già che deve morire. Lei deve solo guardare e dopo qualche tempo mettersi a piangere. Voglio entrare nella casa con Eddie e la macchina da presa, seguirlo di spalle molto lentamente e voglio poter osservare che effetto fa la sua apparizione al ministro. Quando il ministro si alza, lo riprendiamo insieme a Eddie. E anche quando parla di patria, di onore, eccetera. A questo punto ritorniamo sul totale e succede il primo assassinio. Giriamo la macchina da presa a favore della donna che sta sulla porta e guarda. Non riesce a parlare e indietreggia lentamente. Lasciamo lei e ritorniamo su Eddie. A questo punto il ministro è già morto. Eddie ora cerca la donna e va lentamente fuori campo. La macchina rimane sul ministro e poi va a inquadrare dei ritratti. Sono gli antenati del padrone di casa. Adesso inquadriamo di nuovo la donna e Eddie che sta al posto in cui era prima. Loro due si guardano a lungo e poi Eddie la picchia e lei in silenzio cade a terra. Eddie esce dalla casa, si siede su una panchina e accende una sigaretta. E questo è tutto. Un omicidio.